Allora un saluto a tutti quanti, siamo in collegamento in diretta con Liberi.tv, potrete ritrovare poi tutta la registrazione di oggi in audio video sul web gratuitamente. Volevo un attimo salutare chi stava arrivando, chi stava comprando e soprattutto gli ascoltatori di Liberi.tv e ringraziare Gian Nicolacioni per questa possibilità e questo servizio. Soprattutto grazie a tutti gli studenti che sono arrivati, ai professori e a Carlo Prizzofere che vorrei chiamare un attimo per un'intervista mentre gli altri continuano a chiacchierare. Carlo Prizzofere, autore della prefazione. Questo libro corsaro si aggiunge a una navigazione che va avanti da tempo. Prima abbiamo dovuto costruire il galeone, quindi il cantiere prima, chi ci ha seguito se lo ricorderà, scusate c'è una carabellina che adesso è andata via, e quindi il cantiere ci è servito per costruire il galeone. Il galeone non è proprio una nave corsara, ma noi l'abbiamo trasformato in una nave corsara. Le navi corsara erano quelle della guerra, appunto, di corsa, con la certificazione per poter assaltare le navi di coloro che avevano offeso il paese o addirittura le persone. Questo è interessante. E i corsari, come dice Pasolini, fanno la loro guerra di rappresaglia contro le ingiustizie, contro tutto quello che non funziona, quindi un sacco di cose. Tutto quello che va contro la libertà dell'individuo. Sì, sì, lui questo diceva. Corsario in questo senso qua, che tu conosci bene e che poi lo insegni a scuola. Critica e non polemica. Esatto. Quindi critica, costruzione del discorso. Diciamo, questo per farvi capire l'antipasto di questa bellissima serata e insomma se ne sentiranno delle belle, non solo poesie, anche quindi, delle brutte le lasciamo a casa. Eh sì, poverine, potrebbe essere brutta e tenere. Va bene, la dolcezza è anche corsara. Certo, certo. Grazie. Grazie.